È stato detto e scritto molto sullo zucchero. Alcune affermazioni sono corrette, altre no. Ora è il momento di fare chiarezza. Niente chiacchiere, solo fatti. Innanzitutto, vediamo cosa sono realmente gli zuccheri. Ci sono diversi tipi di zucchero, tra cui glucosio, fruttosio, saccarosio e lattosio. Ma, generalmente, quando parliamo di zucchero, ci riferiamo al saccarosio, conosciuto anche come zucchero da tavola, che deriva dalla barbabietola da zucchero o dalla canna da zucchero. Gli zuccheri si trovano in natura. Tutte le piante verdi, inclusi frutta e verdure, i cereali, il miele e il latte, contengono naturalmente zuccheri. Perché utilizziamo zuccheri nei nostri alimenti? Gli zuccheri non solo dolcificano il cibo, ma conferiscono gusto, consistenza e colore ed aiutano la conservazione dei prodotti, garantendo così la sicurezza e la qualità degli alimenti. Nessun altro singolo ingrediente può sostituire tutte le funzioni dello zucchero. Gli zuccheri costituiscono una fonte di energia necessaria al nostro organismo per funzionare correttamente. Si fa un gran parlare degli zuccheri aggiunti. In alcuni cibi e bevande, gli zuccheri sono aggiunti, mentre in altri si trovano già naturalmente. Il corpo umano non fa differenza tra gli zuccheri naturalmente presenti nei cibi e quelli aggiunti. Per il nostro organismo sono esattamente la stessa cosa. Tutti gli zuccheri, indipendentemente dalla loro fonte, sia aggiunti che naturalmente presenti, finiscono per diventare glucosio o fruttosio, una volta che sono stati scomposti dal sistema digerente. Gli studi scientifici non sostengono l'affermazione che gli zuccheri creino dipendenza. Gli zuccheri possono essere parte di un regime alimentare sano ed equilibrato. Certamente dovremmo evitare un consumo eccessivo di calorie, da qualsiasi fonte derivino. L'eccesso di calorie, associato alla mancanza di esercizio fisico, può portare al sovrappeso e all'obesità, che incrementano il rischio di sviluppare diverse patologie. In Europa si conosce la quantità di zucchero contenuta in un alimento. Le leggi europee impongono che la quantità totale di zuccheri sia indicata chiaramente sulla confezione. Quindi, veniamo alla questione dei denti. È opinione diffusa che sia solo lo zucchero a causare la carie dentale, ma la realtà è che qualsiasi carboidrato che fermenti può portare alle carie dentali. La frequenza di consumo, il rapporto con la mancanza di una buona igiene orale e il non usare dentifrici al fluoro sono effettivamente i principali fattori di rischio. Ecco 9 verità sugli zuccheri.